Il che mi porta alla seconda cosa che mi ha colpito, l'elemento del suono. Cioè, lì dentro c'è da una parte una cosa che mi ha colpito, un'altra che dice, quasi mai mi sembra, correggimi se sbaglio, tu racconti di quando dipingi qualcosa che è nella tua mente. Tu dipingi dal vero, che sia una tazzina di caffè, che sia un ritratto, una figura, un mondo, eccetera. Nel contempo è fortissimo l'elemento del sogno, perché tu continui a raccontare in maniera anche molto orientale. C'è un punto molto bello in cui dici, a un certo punto, lui si è preparato bene, finalmente un presentatore che si prepara tirando il libro e segnandoselo, non l'ho mai avuto. Non so se avete letto già questo libro, ma se siete qui forse potete acquistarlo e godervelo, perché la verità è che è un libro molto bello da avere in mano, da leggere nel suo comodino, i disegni, gli scritti, eccetera. A un certo punto Claudio è in Cina, come lui si è finito in Cina a un festival dell'acquarello, è già una storia a sé, lasciamo stare, è in mezzo degli altri pittori, stanno dipingendo, si scatena il temporale, la nebbia, mi immagino i paesaggi degli artisti orientali, e dice, a un certo punto, dopo che ovviamente la pioggia si è portata via il suo acquarello, eccetera, dice, silenzio, gioia, tutto è uno, sono dentro un sogno già sognato, il suono dell'acqua dice quel che penso. E questo l'ho trovato bellissimo, perché è un livello di immedesimazione mentale e anche fisica con quello che ti sta avvenendo nel processo creativo. E perché mi sono chiesto, Claudio riparte sempre con il sogno? Perché la verità, come qui traspare, Claudio è un uomo ansioso, è un uomo insoddisfatto, e un'altra cosa che mi ha colpito è, a un certo punto, lui racconta di quando nel teatro con la Comuna, con Renzo, fa un'esposizione di 500, correggimi se sbaglio, di un sacco di gente, eccetera. Quello che per un artista dovrebbe essere un evento, una celebrazione, un momento di gioia, di grande soddisfazione personale, lui dice, io sono già altrove. In tutto questo sento che devo andare avanti, sento che, non mi ricordo le parole esatte che dice, ma non è così importante, non mi devo fare sedurre dal fatto che c'è una concretezza, c'è un successo. Hai detto giusto, non è una seduta, scusa. Certo, sì, dica, maestro. Non è la seduzione, è l'ansia che ti corrode e dice no, ma io devo fare ancora questo e questo e questo, adesso devo già preparare l'altro. Non era come il... cioè, hai detto perfettamente, ansia e insoddisfazione. Ora, immaginatevi uno con l'ansia e con la soddisfazione, dopodiché, e lo posso dire per quello che le conosco, che non è forse tantissimo, non è neanche poco, siamo stratificati. Claudio è un uomo profondamente mite, profondamente pacifista, è uno che con l'autorità non è che la odia, è che non ci vuole avere a che fare, non gli interessa. Se però uno così nel frattempo è anche antimilitarista, con una visione politica impegnata e con la volontà per tutta la sua vita di fare delle cose controcorrente, impegnative e diciamo pure qualche volta improbabili, ecco che nasce fuori un altro lato di Claudio che, detta fuori dei denti, è un rompicoglioni. Perché essere un rompicoglioni è l'arma l'unica che ha uno mite, pacifista, ma che vuole lottare e che lotta. Cazzo se lotta, Claudio.